Vincitori la terza. Torna a Pistoia per la seconda edizione il Festival Fact Checking, un'edizione in tour che partirà da Pistoia per toccare varie città della Toscana fino a raggiungere La Spezia, dove terminerà il 19 aprile. Dopo l'edizione pilota dell'anno scorso qua a Pistoia, quest'anno si allarga geograficamente, insomma è una settimana ricca di eventi che inizia qua e finisce tra una settimana arrivando fino alla Spezia. La scelta di allargare l'evento scaturisce dalla volontà di coinvolgere territori protagonisti della memoria della Resistenza e dei valori democratici e antifascisti. Parleremo di storia e di uso pubblico della storia, cioè di come possiamo provare a dotarci, in particolare in questo caso attraverso la collana Fact Checking di Editoriali La Terza, di strumenti per discutere di storia a partire dalle basi, da quello che gli storici e le storiche hanno ricostruito. Esistono vere e proprie fake news storiche? Purtroppo il discorso pubblico è spesso inquinato da mistificazioni, menzogne, banalizzazioni o stereotipizzazioni della storia. Compito dello storico o della storica è anche quello di riportare a un dato di realtà le nostre conoscenze e dunque il dibattito sulla storia. Quest'anno avete deciso di fare un'edizione in tour. Siamo felicissimi che questa iniziativa sia partita dal basso, cioè che sia venuta da Pistoia e sia stata organizzata qui dalla Libreria allo Spazio e da qui sia poi allargata, coinvolgendo e collaborando con altre realtà sul territorio toscano e ligure, con 21 incontri pubblici e 16 invece dedicati alle scuole. Quindi insomma una cosa tutta auto-organizzata senza ricorrere a finanziamenti pubblici, quindi mi sembra anche questo un aspetto molto, molto bello, che dimostra la vitalità del territorio e delle persone che hanno lavorato a questo progetto.